Sono molto contento che Nicola Grandi abbia deciso di fare parte della lista di Viva Ravenna. Sono molto contento che abbia accettato di essere il capolista della lista Viva Ravenna, perché Nicola, oltre ad essere un amico, quindi una persona che conosco da anni, con la quale ho fatto molte cose importanti, Nicola è una persona anche esperta di meccanismi amministrativi locali, è una persona che conosce bene il territorio, è una persona appassionata, è una persona con delle idee, è una persona catalizzante, sta dando già una grossa mano a tutti gli altri partecipanti, a tutti gli altri componenti della lista, e siamo molto contenti. Ci è voluto un po' per convincerlo, perché abbiamo dovuto portare, far vedere i nostri temi, e lui ha voluto capire anche a che livello fosse la nostra alleanza insieme ai grandi partiti che ci supportano e a che livello fosse il progetto della città. È un progetto da sognatori, ma già sognare vuol dire voler fare, quindi voler realizzare qualcosa di nuovo in questa città. Non vedo perché non ci si dovrebbe togliere la curiosità di provare una nuova amministrazione per questa città. Io ho accettato la proposta di candidarmi con Filippo dopo aver ascoltato le sue proposte, dopo aver letto il suo programma, dopo aver sentito un po' la sua passione, peraltro lo conoscevo da tempo, e soprattutto dopo aver anche valutato un po' qual era il comportamento degli alleati, che veramente si stanno comportando, sostenendoli in maniera leale e corretta e davvero rispettosa di quello che è l'impostazione di un civico vero. L'ho accettata perché è un ravennato doc che vuole bene la sua città, che da sempre vive nella sua città e che ha la voglia, che traspira di fare le cose giuste e belle di cui la città ha bisogno, senza legami, senza vincoli, senza avere nessuna diciamo, niente che lo tira per... È davvero una cosa che ti dà fiducia e ti ispira la voglia di fare. Io sono sempre stato così, l'idea adesso che Filippo possa fare un percorso civico dà l'impressione veramente di un civismo vero, ed è questo che mi ha fatto decidere di impegnarmi.